Emiliano, allora, ciao, guardate qua, venite a vedere che sarde che c'ho oggi, Emiliano. Allora, a me servono 3 sarde, così faccio vedere come pulisco, e poi altre 8 che me le fai aperte al libretto, che poi faccio la ricetta insieme. Quindi, Emiliano, sarde fresche, bene, buone. Eccola qua, che cos'è? La sardina, la sarda. Un pesce trattato male, umiliato, sì, perché sei brutto, sei grasso, sei spinoso, è buono e fa bene, è ricco di omega 3. Invece da prendere quelle pasticchette con quella cosa schifosa dentro gialla, mangiate questa e vi farà bene. Allora, mi dispiace che non ho la testa, non mi sono capito bene col pescivendolo, mi ha tolto la testa, però vi faccio capire lo stesso ugualmente quando si capiscono, come si capisce che sono pesci freschi. Guardate, io vado, questo oggi è stato decapitato e levato gli intestini, no? Io adesso vado a togliere la l'isca, che è una cosa che a me non serve in questo momento. Guardate qua, allora tutti sappiamo che non si leva, vedete? Guardate, vedete? Questo significa che il pesce è freschissimo, quindi noi dobbiamo buttare un po' di ciccia oppure mangiarla in un'altra maniera, e questo è il sinonimo di freschezza. Quindi, quando ho levato la lisca, vado qui c'è un'altra cosa, vedete questa qui? Questa pinna dorsale? La strappiamo così, perché anche questa è fastidiosa. Quindi, noi abbiamo le nostre sarde, guardate, faccio un'altra, guardate qua. Allora, io non faccio la pasta alle sarde come fanno i siciliani, con lo zafferano, il finocchietto, io la faccio come a casa mia. A casa mia la faccio come per me. Quindi faccio la pasta di sarde come piace a me. Quindi, olio, lo sapete, è inutile, ormai è il nostro motto, olio buono. Quindi senza olio buono non si va da nessuna parte. Vado così. Poi, cipollotto fresco, ok? Così. Quindi dolce, dolce, perché il pesce azzurro, soprattutto la sarda, ne metto un altro pochino, è un pesce abbastanza di carattere, ok? Bello forte. Quindi io dico, usiamo un po' qualcosa che addolcisce il tutto. Vedete? Così, sottile, un altro pochino, poco, poco, basta. Così. Poi, mentre va il cipollotto, così, abbasso leggermente il fuoco, do una mescolata, così, quindi la quantità giusta. Poi lo possiamo fare anche il fine settimana, così non vediamo nessuno, non ci sente nessuno. Però cipolle e aglio, scusatemi, qualcuno di voi mi dice, ah, troppa cipolla, troppa aglio. Ma senza cipolle e aglio dove andiamo? Dove andiamo senza cipolle e aglio? Poi, mentre sta andando, io faccio sciogliere così lentamente la ricetta. Guardate che alicetta, così, a pezzettini, quindi dolcezza, sapidità, queste sono quelle cose che ci fanno venire una fame pazzesca, guardate qua, così. E adesso, io mi aiuto così, io mi aiuto in questa maniera, guardate, così, fuoco basso, medio, meno della metà, su induzione, col fuoco vivo, mettete un pochino, mettete proprio al minimo, metto un po' di acqua, sempre, e così. E gioco in questa maniera, questo, così. Nel frattempo che facciamo? Buttiamo la pasta. Allora, spaghetto integrale, un po' sottile, non è il mio preferito, lo pulisco un pochino più doppio, vado qui, acqua salata e andiamo. Aggiungo anche i gambi di prezzemolo, così lo stesso qui, tiriamo fuori tutto quanto, il gusto, quindi prezzemolo, cipollotto e acciughe sotto sale. Allora, vedete qua che cosa sto facendo, un lavoro proprio certosino. Allora, è una rottura di scatole, però è la cosa migliore. Io levo questa parte qui dove ci stanno le spine della pancia, perché si sentono nelle sarde. Allora, questo pesce com'è? Questo pesce è eccezionale. Ah, è come tutto il pesce che ci vuole molto per lavorarlo, costa poco. Calcolate che questo pesce ci costa intorno ai 5 euro al chilo, eh? Quindi, ma con 2 etti di sarde ha voglia a fare pasta per 2 persone. Noi dobbiamo usare fresco, guardate la carne quanto è fresca, bella, chiara, vedete? Sto attento qui alle spine, come fanno le alici del Cantabrico, quella costosissima spagnole.
Però qui abbiamo poi la qualità. Quindi levate le spine bene, ci perdiamo un pochino più di tempo e questo è, le taglio in questa maniera, a metà. Queste sono piccoline. Adesso qui sul fondo metto queste. Mamma mia che bontà. Ecco, qui mi è scappata una spina dorsale. Allora, purtroppo se vogliamo, dobbiamo coniugare il fatto che costano poco col fatto che sono sempre devono essere fresche, buone, e col fatto che purtroppo però bisogna lavorare un pochino di più. Non è lo scampo, costa 100 euro, tagliamo a metà e ce lo mangiamo crudo. No, il pesce azzurro non si consuma per questo motivo, perché ci vuole un po' di tempo e di lavoro per farlo. Vado al massimo e poi qua mettiamo il nostro fantastico, eccolo qui, olietto a peperoncino, e poi adesso pomodoro, merinda, Sicilia, verde, appena appena giallo. Qualcuno di noi, stai usando il pomodoro, è inverno, come fai a usare? Questo è un pomodoro che il meglio di sé lo dà proprio in questo periodo invernale, perché è un pomodoro da serra, è un pomodoro che è la migliore, diciamo, quando è meglio è d'inverno, perché prende il sole, è siciliano, prende il sole nelle serre scoperte, appena scoperchiate, e ha un sapore fantastico, merinda. Adesso, questo dà l'acidità alle nostre sarde e pulisce la bocca. Prendo la pasta, spaghetto integrale, abbiamo detto, eccolo qui. Andiamo, il pomodoro lo metto proprio all'ultimo perché voglio che rimane sodo, non cotto, e deve dare proprio la nota di freschezza. E qui adesso iniziamo quel lavorino e andiamo proprio col ritmo, vai, così. Nel frattempo do una sminuzzata al volo al prezzemolo, proprio grossolana, brutta, selvaggia, come piace a noi. Prezzemolo, eccolo qua, pomodoro, lo taglio un altro pochino, è troppo grande. Guardate che bellezza, guardate che bello, guardate che bello questo piatto, guardate qui, una fotografia. Guarda che bella! Sento se va bene di sale, mamma mia che bello! Faccio così. C'è un po' di sale. Sale. Sentite? Ci siamo? Ci siamo? Basta, spengo tutto e adesso ci divertiamo così. Questo è il rumore. Perché è il rumore dell'amore? Perché qua è proprio, c'è l'amore tra la pasta, gli amidi, i grassi, tutto, e il condimento. Sentite il rumorino che fa. E sentite il rumore quando è così, è perché la pasta si sta mantenendo alla perfezione. Guardate come si attacca, perfetto. Assaggiamo? Io prendo tutto, eh. Quindi, pasta integrale, pesce azzurro, c'è tutto. E poi ci potrebbe essere anche di più, un po' di mollica di pane come fanno i siciliani, con l'acciuga ripassata e l'aglio. Che bontà, buona, è proprio mediterranea. Buon appetito, buonissimo.